Parlem des solete. I muratori, i Sabem cosa lè le solete, ma per noi donne destiani lè tut un'altra roba. Ecco, vi ho anticipato l'inizio di un testo dialettale che ho intenzione oggi di proporvi come compitino, come compito in classe, come test. Per verificare se avete incominciato ad avere una certa padronanza del dialetto. Intanto un caro saluto a tutti, ben ritrovati, spero che abbiate sempre interesse per questa trasmissione, anzi che sia un interesse che aumenta puntata dopo puntata, e quindi oggi vi voglio mettere la prova. Parlem de solete, questo è il titolo. I muratori, i sabem, cosa le, le solete. Ma per noi donne destiani, è tutta un'altra roba. Le nostre nonne le laureva a maia con la lana de pegora, filata da loro magari in la stala per stare al caldo. Così le poteva anche far docciacere, far filò, come si diceva, e lavorar senza perdere tempo. I calzotti da om, da portar coi scarponi da montagna, era fatti in dotochi. Prima la gamba e poi la soleta. Questa era il tocco che si consumeva per prim, così si poteva staccarlo e rifarlo. Ancora le donne le laura ancora mai, ma non è pu nessuno che sa far una soleta, nessun che sa far una menda un tassel. Sento spesso dire, cosa vot star lì a mendar tant, ma travi a tutto. Dopo però... I va a i blue jeans tasselati con colori diversi, mende, sbreghi, fatti così apposta perché gli è tan moderni e gli fa tantin. Certo che ecco stai pude quei normali, ma è così bel sentirsi a posto, alla moda e magari con una bella etichetta su sbrek. Insomma... Mi me sento ben maretrada a costa mania di rimediare a qualche sbrec con enfil giust e in tasel con la stoffa identica al tessut. Forse bisogna che anche a me mi aggiorna, perché ormai il mondo, il va così, a Tocchi. Me par che ormai le tutte sbreak. Ne vedrende le belle e di tutti i colori. Dà che tempo al temp, ma non è niente da ridere. Ecco, questo è il testo che voi avrete l'opportunità di vedere sul, sullo schermo televisivo. Attenzione però, che questo testo che, voi, che vi compare sullo schermo è un testo che contiene diversi errori, errori che riguardano l'accento tonico, l'accento fonico, i raddoppiamenti. Quindi adesso eh, riguardatelo. Brevemente e adesso lo passo in rassegna, diciamo paragrafo per paragrafo, l'ho suddiviso in alcuni paragrafi proprio per facilitare la correzione. Partiamo dal primo paragrafo dove dice i muratori sabenco. Ecco, voi vedete subito le nostre nonne, le laurea Maia con la lena de Pegora. Ecco, se voi avete sentito, ha pronunciato Pegora. Con l'accento sulla E, accento chiuso. In realtà voi lo trovate lì aperto, quindi è un errore. Lì c'è un errore fonico aperto, in realtà andava chiuso, pegora. Poi andate avanti, filada dall'ore. Ecco, l'ore si pronuncia con la O chiusa, in realtà voi lo trovate con l'accento aperto, quindi altro errore. Magari en la stala, ecco, vedete questa i e questa e. In questo caso è meglio pronunciare magari in la stala. Quindi sarebbe opportuno hm, togliere la e e metterci l'apostrofo. Quindi, magari, magari in la stala per stare al caldo. E questo è il primo capoverso. Quindi, avete visto alcuni errori che riguardano l'accento fonico. E un errore che riguarda l'uso dell'apostrofo, l'elisione. Andiamo al secondo paragrafo. Così le poteva anche a far do ciaccia. Ecco, vedete quel do, ecco, io tendo sempre il Do, mh, eh, due, far due ciacere, far Do, metterci per evitare poi la confusione col Do, voce del verbo dare. Quindi facilitare la pronuncia, do chiuso, quindi mettiamoci l'accento fonico chiuso. Poi qui c'è un accento tonico sbagliato, perché è stato messo sulla E, quindi dovrebbe da pronunciare ciacere, invece è ciacere, quindi l'accento tonico fa sul, va sulla A. Iera fatti endotochi. Ecco, fati en, ecco qui non si dice fati endotoc, ma si dice fati ndotocchi, quindi c'è lo scontro fra la i e la e, quindi va tolta la e, al suo posto va l'apostrofo. Qui troviamo di nuovo il do nel significato di due e quindi mettiamoci appunto il do, l'accento fonico chiuso, prima la gamba e poi la soleta. beh questo poco l'accento che diciamo anche in italiano molti usano accentare il po', in realtà sta per poco, quindi sono cadute due lettere e quindi questa parola non va accentata, ma va apostrofata. E quindi abbiamo corretto anche in questo caso questo paragrafo. Ecco, andiamo avanti con questa: l'era il toc. Ecco, avete sentito, ho già detto questa: l'era il toc, quindi in questo caso c'è lo sconto fra la A e la E cade la E, al suo posto va l'apostrofo, quindi questa l'era il TOC. Poi andiamo avanti, così se poteva staccarlo, ecco. ricordatevi che quasi sempre i raddoppiamenti vanno tolti, e quindi staccarlo con una C. Poi trovo ANCOI, eh, qui sarebbe il caso di metterci un accento fonico aperto, non ANCOI, ANCOI, le donne le laura ancora a maia, ecco, invece che dire ancora a Maya, addirittura c'è lo sconto fra due A, in questo caso faccia cadere la A di ancora, ancora a Maya. Ma no, nel senso di non, mettiamoci l'accento fonico chiuso e poi andiamo all'ultima parola di questo paragrafo, qui c'è scritto l'accento tonico sulla A, tassel, invece in realtà è il tassel e quindi l'accento tonico va sulla E, accento tonico E, e approfittiamo per fare anche l'accento fonico, in questo caso tassel, quindi accento fonico aperto. E quindi abbiamo chiuso anche con questo paragrafo. Andiamo avanti con l'altro. Sento spesso dir, cosa vot star lì a mendat tant, tra via tut. Ecco, tra vuol dire trai, cioè butta via tu, trai. Quindi è caduta la i. Allora non possiamo mettere l'accento, dobbiamo mettere l'apostrofo, quindi eliminiamo l'accento, mettiamo l'apostrofo perché appunto è caduta la lettera I. Poi andiamo sotto, sbreghi fatti così apposta, anche qua ci sono due P che evidentemente una va eliminata così apposta, perché i tant moderni, eh, voi vedete c'è uno scontro fra una consonante, la T, e un'altra consonante, la M, va eliminata la T e si dice tan moderni. Andiamo adesso all'ultima all parola di questo paragrafo, trovate sbrec, vedete l'accento fonico aperto. In realtà in dialetto si dice sbrec con l'accento fonico chiuso e quindi anche qui c'era un errore. Andiamo finalmente all'ultimo paragrafo. Insomma, mi me sento be' ma retrada, ecco qua. Insomma, con due M, ne basta una. Con questa mania di rimediare a qualche sbreak, vedete lo stesso errore di prima: l'accento fonico aperto, in realtà va sbreak, accento fonico chiuso. Con un fil, eh, no, non si può finire con una consonante, una N, e iniziare addirittura con un'altra N con l'apostrofo. Qui ci vuole una E. Con en, fil, giusto. Invece «e en tassel. qui chiaramente la seconda «e» cade, al posto della «e» va l'apostrofo, quindi diventa «e apostrofo n», quindi «en tassel». Anche qua l'accento tonico è sbagliato, va sulla «e», non sulla «a», e l'accento tonico qui deve anche essere accento fonico aperto, «tassel». Poi andiamo avanti, «forsi bisogna che anche a mi mi aggiorna», perché ormai il mondo, il va così. Eh, vedete? il mondo, o, oh, il, e, la o e la e, la e cade, al suo apostrofo va l'apostrofo. Difatti, la lettura corretta è perché ormai il mondo, il va così. A tocchi. Me par che ormai le tutens break. E qui sbreak è scritto correttamente con la e chiusa. Ne vedrem, ecco qui. Eh vedrem, non vedrem come c'è scritto lì cioè con l'accento fonico aperto, ne vedrem con l'accento fonico chiuso, ne vedrem de bele e è tutti i colori. D'aghe temp al temp, ma no, ecco, vi ricordo questo no che converrebbe accentarlo con l'accento fonico chiuso, e questo c'è ghe, ghe nien da rider, ecco. Io farei g-h-apostrofo-e. Perché qui è la forma del verbo essere, anche se qui eh, si, si potrebbe, però bisognerebbe prendere una decisione per sempre: o si, si decide di scrivere sempre GH apostrofo E, oppure si decide di scrivere GH, ma con la E accentata, con l'accento fonico aperto. Bene, questo era il compito che vi avevo proposto oggi, spero che l'abbiate seguito che abbiate anche, vi, siete resi, che vi, vi siate resi conto degli errori che in esso erano contenuti, io ho cercato di fare le correzioni lentamente, proprio per portare anche voi alla conoscenza, meglio alla comprensione di questi errori. Adesso naturalmente vi lascio al solito vocabolarietto. Sono le dieci parole che vi offro così come, come contributo finale a chiusura della mia lezione. Allora, i dieci vocaboli, i dieci vocaboli di questa sera sono questi: Ampomola, lampomola, sentite, l'accento sulla O, accento chiuso, è il lampone. Poi il Broz, accento aperto, è un'unica sillaba, quindi qui l'accento tonico va solo sulla O, ma è accento fonico aperto. È il veicolo a due ruote che i nostri vecchi usavano per portare giù dalla montagna la legna, il fieno, eccetera. Crepe è una screpolatura, ma a volte si dice anche con crepa alla schiena quando si ha qualche dolore eh, fra, le, fra, fra le coste, si dice: intercostale. Falopa è un termine che ha a che fare con le api. Hm? Diciamo, sono i bacchi da seta inferiori che rendono poco, di fatti si dice te sei in falopa per dire te sei in incapace, te sei in buon da niente. Livera, ecco l'ivera non l'ivera, l'ivera con l'accento tonico sulla E, accento fonico chiuso, è il palo di ferro che si usa per spaccare le pietre. Il persut, eh, accento sentite sulla U, non persut, persut è il prosciutto. Rafanas, Rafanas con l'accento tonico sulla A indica confusione, ma anche confusionario quando si dice te sei un Rafanas. Remit. Eh? Qui nella zona del Baldo c'è il dos del Remit, il dos dell'eremita, dove evidentemente negli anni molto passati viveva un eremita. Remit con l'accento tonico sulla I. Stravazar Accento tonico sulla A finale, travasare il vino. Ecco, dietro questo termine c'è tutta una storia, tutta una tradizione della nostra comunità contadina. Adesso stravasarlo si fa spesso con le macchine. Zorla, cos'è la Zorla? Attenzione, accento tonico sulla O, mh? e l'accento tonico è fonico chiuso, non zorla, Zorla, è il maggiolino. Bene. Questi sono i dieci vocaboli che ho offerto ai nostri cari appassionati di dialetto, ai nostri cari appassionati di telegarda, spero che eh, siano appunto eh, stati subito acquisiti. Naturalmente vi do appuntamento alla prossima puntata e naturalmente ricordatevi che non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Saluti e arrivederci!